bentornati. Partendo dalla Lancia Beta Monte Carlo, questa diventa una Rally 037 replica, gentilmente offerta da GTA Motori. Chi non segue questo account guiderà solo auto moderne, quindi voglio dire che guiderà solo auto di merda. No Matteo, ma ti immagini guidare una di queste auto? Cioè sarebbe un sogno, il sogno di tutti. No vabbè. No Matteo. Avete visto l'ultimo video di marchettino della BMW M4 CS nel quale lui, in maniera educata, velatamente cerca di far capire che la sua M3 E92 gli è piaciuta molto di più. La E46 che ha guidato nel canale gli è piaciuta ancora di più. Voglio dire, una macchina che pesa quasi 1800 kg, piena di elettronica, grossa più di un M5, cioè rispetto alla prima E30 BMW M3 è un aeroplano. Con 510 cavalli, 510, chi lo paga il bollo? Chi lo paga il super bollo? Il super bollo? Chi lo paga? Siamo arabi? Siamo sceicchi? Noi no, io, almeno io no. Non so te, scrivimelo qua sotto. Ma chi lo paga il super bollo? Lo Stato italiano ci ha tarpato le ali, ci ha tagliato le gambe, ci ha fatto smettere di sognare. Tant'è vero che adesso noi stiamo solo alla ricerca di Young Timer e ci vogliamo comprare macchine con meno cavalli, più leggere, perché più leggere sono, sappiatelo, e più sono divertenti da guidare, ma molto più divertenti da guidare. Un peso contenuto tra gli 850 e i 1300 kg ti permette di divertirti alla guida, ovviamente rapporto peso-potenza. Le compagnie oggigiorno devono rispettare quelle che sono le leggi della sicurezza, di conseguenza fanno queste macchine sempre più grosse, sempre più sicure, sempre più pesanti. Comunque, era perché volevo un po' puntualizzare quello che penso, no? Che cosa penso? Penso che le auto leggere sono più belle da guidare, ti diverti di più. Questa macchina qua, quanti cavalli ha? Pochi. Quanto pesa? Poco. Ti diverti? Sì. Quanto ti diverti? Tanto. Perché? Perché non è un'auto di merda. Buona visione. Ma questo che è? Un ombrello? No, non so, un bastone. Pena? No. La strada la sai? No. Ti immagini uscire tutti i giorni di casa con questa? Mamma mia, senti che è riuscito. Dobbiamo andare a fare la spesa, Lollo? Sì, lo so, devo prendere il latte, calcola. Latte? Dove andiamo noi? Non c'è bisogno di latte. Matteo, ma ci racconti qualcosa sulla storia di questa macchina? Storia di questa macchina? Dove andiamo noi? Non c'è bisogno di storie sulle macchine. Tutto l'avantreno ovviamente tubolare come l'originale, per carità, ma questa è semplicemente una replica. E noi con le repliche non possiamo fare video tecnici, dobbiamo fare dei video diversi, allegri, spiritosi. Auto così non le fanno più. Senti quanto è leggera. Salve. Sera. Guardia di finanza. Tutto in regola, tutto in regola. Targhe, macchina che può circolare su strada. Strade? Dove andiamo noi? Non c'è bisogno di strade. Che grinta! Abbiamo anche la luce da rally di notte. Meraviglioso. Sì, si può fare ragazzi. 037 replica a Roma da GTA Motori. Questo posto ragazzi è incredibile, dovete seguirlo su Instagram, perché qui ci sono auto che non si vedono tutti i giorni, che ti regalano grandi emozioni, ma soprattutto emozioni dove andiamo noi, non c'è bisogno di emozioni. No, mi sa che devi mettere la benzina. Dici? Eh sì. Si illumina. Ma dove stiamo andando noi? Non ci sono i benzinari.
bella di papà. Ultimamente mi dice bene, guido tutte auto strepitose. Sto a cercare la famiglia, Matteo. Stazione, Matteo, non ci arrivo, oh merda. Vale. Però te l'avevo detto. E poi il bello è che più la guidi, più ti piace. La differenza tra le auto vecchie più lente, tra virgolette, rispetto a quelle nuove, è che appena le guidi dici, fanno piano. Poi passano i minuti, passano le ore, più le guidi più ti piacciono e te ne innamori. Mentre quelle moderne ti danno subito quella sensazione di grande velocità, dici, Poi dopo due settimane già ti sei rotto le palle di guidare. Oddio, quasi salta. È stabilissima! Mi perdona davvero tanto! Cambia la favola, Sì. La favola. Nessuna macchina di oggi è così. Ti dà un feeling incredibile dopo poco che la guidi. Iscriviti a questo canale, è gratis. È arrivato il momento dei commenti. Cosa ne pensi tu del discorso che ho fatto del superbollo? Cosa ne pensi del discorso delle auto moderne, sempre più grandi, sempre più filtrate, più cariche di tecnologia e che magari trasmettono un po' di meno? Poi fammi sapere cosa ne pensi di questa Beta Monte Carlo trasformata in Rally 037. Davvero un bel lavoro e qui bisogna ringraziare GTA Motori. GTA Motori vende, affitta e soprattutto prepara, customizza auto su misura per te. Quindi io vi consiglio di seguire il profilo di Instagram. Com'è la guida questa Beta Monte Carlo trasformata in Rally 037? È molto divertente, non ha i cavalli che ha l'originale, ovvio, però è una macchina straleggera, bilanciatissima, ti perdona tanto, ti diverti tanto. L'habitat suo naturale è tra le curve, magari in un passo di montagna o su uno sterrato, non dove l'ho portata io. Però quel sapore l'ho capito, lo avverti subito guidandola, nei primi minuti ti accorgi che è un'auto vecchia scuola, davvero bella, che vorrei tanto avere questa macchina, perché è così bilanciata e leggera che te la giri un po' come ti pare. È proprio... è l'opposto di quelle che sono le macchine di oggi. Piace a me, chissà che piaccia anche a voi. Se sei dello stesso parere mio, iscriviti al canale, è gratis, clicca questo bottone qui e anche devi venire a trovarmi assolutamente su Instagram Officina del Pilota, così possiamo scambiare quattro chiacchiere e organizzare, perché prima o poi lo faremo,
quando questa pandemia sarà finita non ne possiamo più, un raduno con me di tutti gli appassionati di Youngtimer. E non solo, per carità, cioè, dico che le auto moderne non mi piacciono, ma vi voglio bene lo stesso. Ciao.